self-made man. Gli americani lo avrebbero definito così, e in effetti Ermanno Olmi è stato veramente un uomo, un professionista che si è costruito da sé partendo veramente dal basso. È stato spesso accostato anche dalla critica a Pierpaolo Pasolini, perché come Pasolini Olmi amava autonomamente girare i propri film, scegliere la fotografia e montarli. Insomma, era un professionista a tutto tondo. Come inizia la sua attività cinematografica? Da giovane si trasferisce a Milano, dove si iscrive alla Accademia d'Arte Drammatica. Però si rende conto, insomma, che la sua famiglia di umili origini, poi tra l'altro Olmi è orfano di padre, insomma, fa fatica a pagare gli studi, per cui lui decide di impiegarsi presso l'azienda dove lavora la madre. Si tratta della Edison Volta di Milano, una grossa azienda produttrice di impianti per la produzione di energia elettrica. Olmi viene messo, diciamo così, a capo, lavorerà in poche parole, sarà responsabile delle attività ricreative per i dipendenti, ma sempre in campo cinematografico. Si vede immediatamente la sua grande attitudine per la comunicazione, ha una grande affinità per l'essere umano, e per cui i direttori che avevano l'occhio lungo decidono di commissionargli una serie di documentari che, insomma, facessero vedere qual era l'attività di questa grossa azienda. Gli forniscono una cinepresa a passo ridotto, una cinepresa a mano a passo ridotto, con la quale Olmi poi sarà in grado di girare una serie di documentari, che poi fondamentalmente non rimarranno solamente documentari, ma che saranno veri e propri cortometraggi, con un grande valore artistico cinematografico. Il primo di questi, nel 1953, è La diga del ghiacciaio, girato sulla diga dei Sabbioni. Ecco, qui Olmi proprio riesce a riprendere in primo piano l'uomo, il suo lavoro, la sua fatica, il suo rapporto con la natura. Insomma, Olmi è sempre stato un regista che ha dato grande risalto al valore umano, al valore dell'uomo immerso nel proprio lavoro, nella famiglia, nell'ambiente. Insomma, non era un regista superficiale, era veramente un regista che aveva una grande introspezione. Successivamente seguiranno altri documentari, come per esempio Tre fili fino a Milano, e poi un altro che è Un metro lungo 5. Insomma, una serie di cortometraggi che precederanno quella che sarà dopo la vera carriera cinematografica di Olmi. Il suo primo lungometraggio lo gira nel 1959, ma lo stile è poi sempre lo stesso. Olmi ama girare con una telecamera a mano e si sposta autonomamente verso gli attori. Attori che sono quasi sempre stati attori non professionisti, ed era ancora questo un valore aggiunto di questo bravissimo regista. Lui amava girare con questi attori privi di esperienza e li plasmava, li aiutava, faceva uscire, insomma, da questi personaggi il sale, il vero valore, l'essenza umana, e ci riusciva proprio veramente in modo veramente grande. Il tempo si è fermato, viene girato in alta montagna. Olmi farà una sorta di andrà a fare una specie di sopralluogo, ecco, vedrà questa baita in alta montagna e deciderà di girare proprio lì questo bellissimo film. Il film parla del rapporto tra un giovane ragazzo in vacanza scolastica che deve sostituire il collega del custode di questa baita, perché la moglie di questo,
questo collega, insomma, sta per avere un bambino. E quindi viene chiesto a questo ragazzo di andare in alta montagna, in questa baita, ad aiutare questo anziano custode. Ecco, la storia poi in fondo non è altro che la visione del rapporto di queste persone, il giovane e l'adulto, che inizialmente sono abbastanza distanti, sono due generazioni diverse, due realtà diverse, ma piano piano la solitudine, la distanza, diciamo così, dalla città, dal caos, tenderà piano piano ad avvicinarli fino a farli diventare quasi una persona sola, due amici, due persone inseparabili, due persone che si rendono conto di essere utili l'uno all'altra. Nel 1961 Olmi gira Il Posto, il film al quale io sono più affezionato, probabilmente perché è girato proprio vicino a dove abito io, Meda. E Il Posto narra delle aspirazioni di due giovani che vanno incontro al mondo del lavoro e quindi verranno messi di fronte alle loro capacità, dovranno affrontare una sorta di test prima di essere assunti e quindi attraverso questo film Olmi vuole far vedere, insomma, in poche parole, quello che è il cambiamento della società in quel momento, insomma, il distacco dalla famiglia, patriarcale, la famiglia legata al posto dove abita, facendo in un certo senso il lavoro, lo stesso lavoro, tramandandosi l'attività lavorativa di padre e figlio, invece, ecco, il mondo è cambiato, stiamo andando incontro alla industrializzazione e questi due ragazzi cercano, appunto, attraverso questo colloquio che dovranno fare presso questa grande azienda, tra l'altro neanche farlo apposta, i girati sono presso la Edison Volta, vecchia gloria del regista Olmi, e qui insomma si renderanno conto del grande cambiamento tra dove generalmente loro abitano, a come sono abituati loro a vivere, e invece alla vita che prossimamente loro alla quale prossimamente andranno incontro. Sempre due anni dopo Il Posto, Olmi produce I Fidanzati. Siamo nel 1963. Ancora un ulteriore passo avanti è stato fatto rispetto a quello che è l'evoluzione della famiglia all'interno del mondo del lavoro. Se prima con Il Posto noi vedevamo, insomma, questi giovani che per lavorare si allontanavano da un nucleo familiare preesistente, con I Fidanzati è cambiata nuovamente la prospettiva. Qui notiamo dove la persona, il lavoratore che abita in una zona più povera è costretto ad allontanarsi, andare in questo caso nel sud Italia, dal nord spostarsi verso il sud Italia e quindi rinunciando in un certo senso a formarsi una famiglia, perché poi il film narra proprio dell'attrito che nasce tra i due fidanzati, lui che ha voglia di progredire, quindi da operaio vuole diciamo migliorarsi ed è disposto ad abbandonare la famiglia e quindi per un momento anche abbandonare l'idea di sposarsi. Di contrapposto la fidanzata non accetta questa situazione, lei vorrebbe che il fidanzato rimanesse lì anche a costo di fare un lavoro più umile, insomma. E qui proprio Olmi vuole un'altra volta mettere in evidenza quelli che sono i valori sociali che si sono poi negli anni modificati sempre proporzionalmente a quella che era l'attività lavorativa. E quindi l'uomo e il mondo del lavoro e poi anche l'universo che intorno gira, alla fine girano, sono tre mondi che girano tutti intorno a se stessi, ed Olmi attraverso i suoi film ha sempre voluto mettere in luce questo aspetto. Quindi potremmo dire che mentre nel film Il Posto i due ragazzi si allontanano fondamentalmente dalla famiglia natale
per creare lavoro e quindi in futuro formare una nuova famiglia, quindi la normale evoluzione, nei fidanzati ci sono due personaggi che in effetti già vivono una famiglia che sta per, diciamo, realizzarsi, ma uno di essi si allontana per trovare lavoro, generando la frattura della famiglia nascente. Sono due ottiche estremamente diverse. Olmi ha voluto veramente fare luce su questa evoluzione drammatica della situazione, della storia familiare attraverso il lavoro. Nel 1978 Olmi produce però forse il suo film migliore, e questo lo dico non convinto, perché secondo me tutti i film di Olmi sono i migliori, ogni film di Olmi è il migliore, ma questo, L'albero degli zoccoli, è considerato dalla critica e forse anche dal suo pubblico, dal pubblico che l'ha seguito, il film più, insomma, più evocativo, il film che lo ha identificato nel modo più vero. In effetti Olmi derivava da una realtà contadina e quindi con L'albero degli zoccoli ha raccontato una storia, e probabilmente la sua storia. Lo stesso durante un'intervista disse che inizialmente, anche quando ebbe l'idea di questo film, non si preoccupò di scrivere una sceneggiatura, perché la sceneggiatura lui l'aveva in testa e derivava dai racconti della nonna. Questa nonna che raccontava ad Ermanno da bambino, insomma piccolo, tutto quello che era successo in questa cascina, tutto quello che accadeva in questo mondo contadino. Noi dobbiamo considerare che i contadini in quell'epoca non possedevano nulla, e erano dei mezzadri, per cui non possedevano bestiame, non possedevano casa, non possedevano attrezzi. Tutte queste cose facevano parte, erano di proprietà di un padrone che alla fine dell'anno, quando c'era raccolto, pretendeva i due terzi da questi poveri contadini. Un'altra volta Olmi in questo film mette in luce quelli che sono i valori umani, le persone, le famiglie, più famiglie che convivevano in una stessa unità abitativa e quindi si aiutavano l'uno con l'altro. E la sera, chiaramente non esisteva la televisione, queste famiglie si radunavano intorno al fuoco e si raccontavano storie. Ed ogni sera c'era una storia diversa, e ogni storia era sempre più bella, ma erano sempre storie di vita vissuta. In fondo quello che Olmi ha voluto raccontare con questo meraviglioso film. Che dire, non è facile parlare di Ermanno Olmi, perché io credo che dal punto di vista umano, dal punto di vista professionale, dal punto di vista morale, etico, non vi sia stato altro regista al suo pari. Certo, bravi come lui, magari forse anche più di lui, alcuni sì, ma quel valore aggiunto che Olmi aveva, dato proprio dalla sua educazione profondamente cattolica, un'educazione probabilmente rigida, ma che lui aveva interiorizzato in modo particolare, gli era rimasta, e lui riusciva a trasmetterla, a farla trasudare da ogni fotogramma dei suoi meravigliosi film. Grazie ancora per essere stati in mia compagnia, e come sempre vi ricordo di tenere sempre alta la memoria sul nostro meraviglioso cinema italiano. Come sempre, buona giornata dal vostro cinemaniaco.